Eccoci tornati con un nuovo video. Innanzitutto scusatemi se venerdì scorso non c'è stato il video del venerdì, appunto, però essendo stata la settimana di feste, nel senso che c'era Halloween, c'era la festa di tutti i santi, si andava a scuola, non si andava a scuola, è stato un caos tremendo e non sono riuscita a registrare niente. Quindi siamo qui con questo video e oggi voglio mostrarvi 10 paia di scarpe da paura. Ok, so che questo genere di video è stato creato da Nadia Tempest e non lo sto facendo per copiarla, lo sto facendo semplicemente per dare la mia opinione su questo argomento. E anche perché già da 2 anni forse mi ero salvata una foto sul telefono che vi devo far vedere per forza proprio per fare questo video, quindi lo dovevo fare, era arrivato il momento di farlo. Spero comunque che questo video vi piaccia e vi faccia divertire. Io vi dico che non le ho messe in ordine di bruttezza perché secondo me fanno tutte schifo. E quindi iniziamo. Questo è il primo paio di scarpe che voglio mostrarvi. Sono delle scarpe con una forma di dita sulla punta. Queste scarpe sono orribili. Chi andrebbe girando con delle dita sulle scarpe? Cioè è come se tu avessi le scarpe ma non si notasse, no? Perché hai le dita disegnate sopra. Ma cioè no. Cioè, tu le metteresti delle scarpe così? Io no. Mai. E queste scarpe ho deciso di chiamarle scarpe pedicure perfetta. Perché sì, alla fine se ti metti queste scarpe sembrerà sempre che hai una pedicure perfetta, sempre in ordine. Ma sarà orribile lo stesso. Il secondo paio di scarpe che vi voglio mostrare sono queste qui e hanno una fionda. Ebbene sì, hanno una fionda e quindi per questo motivo ho deciso di soprannominarle scarpe Angry Birds. Perché avete presente, no, nel gioco Angry Birds che tu lanci con la fionda il birds, il l'uccellino, quello cattivo, quello rosso, giallo, di tutti i colori. E mi ha ricordato questo gioco. Che bello, eh? Che bel collegamento. Andiamo velocemente avanti col terzo paio, che sono queste scarpe a forma di scivolo. E per questo motivo ho deciso di soprannominarle per sempre bambini. Sì, con queste scarpe resterete sempre bambine dentro, perché vi sentirete sempre come quando andavate al parco con i vostri genitori sullo scivolo a divertirvi e ora li avrete i piedi, quindi resterete bambini per sempre, peggio di Peter Pan. Ottimo, no? Questo paio di scarpe mi ha lasciato molto basita, perché mi ha ricordato qualcosa quando le ho viste, però ci ho dovuto riflettere un attimo, perché vedevo questa chioma bionda, questa scarpa tutta dorata, a punta, e mi è venuto il lampo di genio. Ebbene sì, queste scarpe sono ispirate a Madonna. Niente da dire contro Madonna, perché onestamente secondo me è una donna fantastica, però le scarpe ispirate in quel modo proprio no. Cioè pure con i capelli, no, no. E per questo motivo ho deciso di chiamarle Madonna che scarpe! Ok, no. Questo era orribile. Però andiamo avanti, dai. Siamo arrivati alle famose scarpe di cui vi parlavo a inizio video, ovvero quelle che ho salvato sul telefono da anni e anni e che vi dovevo far vedere. Queste scarpe hanno la forma di una pinna. Le pinne, quelle che si usano tipo al mare oppure per fare sub, cose del genere, sono azzurre, proprio per ricordare, no, il mare, che bello. Però io ti ci voglio vedere a nuotare queste scarpe, però, eh? Sì, sarei molto curiosa di vedere gente che prende queste scarpe e poi le usa veramente come pinne. Diciamo che non sono, secondo me, una funzione 2 in 1 che tu le puoi usare sia per uscire che per andare al mare. No, a per niente, cioè, no. E quindi, proprio per questo motivo, per tutti gli amanti del mare e delle pinne e del sub, ho chiamato queste scarpe tutto l'anno al mare. Perché con queste ti sembrerà di stare tutto l'anno al mare. Ovunque tu vada, pure d'inverno, con la neve, tu metti queste e pinni nella neve. Così. No, vabbè.
sbaglio è questo qui. Sì, avete visto bene. È formata da della pasta e da delle polpette. Idea geniale per chi è a dieta, soprattutto, devo dire. Così tu vedi queste scarpe e dici: oh mio Dio, ho una fame, voglio la pasta con le polpette. Però ho solo le scarpe con la pasta con le polpette, quindi non la posso mangiare. E per questo motivo ho chiamato queste scarpe piovono polpette. Mi sembra ovvio, no? Queste scarpe, non so se si possono davvero definire scarpe. Tralasciando il fatto che non si vede la parte di avanti, penso che abbia tipo un decoro, non lo so, ma non so nemmeno se lo voglio sapere onestamente. Però parliamo solo del tacco, perché alla fine è l'unica cosa che si capisce in questa foto. Questo tacco, secondo me, è una scarpa un po' da masochisti, da persone che si vogliono fare del male fisico, perché hanno praticamente infilzato un chiodo nel tallone. Credo che non sia nemmeno possibile camminare con delle scarpe del genere, onestamente. Cioè, non puoi stare nemmeno in piedi, devi trovare l'equilibrio perfetto. Nemmeno fossero delle scarpe da punta delle ballerine, cioè... Secondo me queste sono 10 volte più difficili delle punte. E queste scarpe ho pensato di chiamarle scarpe tallone da Achille. O tallone da killer. Oppure tallone sto morendo, cioè... Addio proprio tallone, ciaone proprio. E ora arriviamo alla chicca di questa top 10 di scarpe, che sono queste bellissime infradito. Per tutti coloro che amano il pesce e amano le infradito, hanno creato le scarpe perfette per voi, per andare al mare ed essere top. Ebbene sì, queste scarpe hanno una suola a forma di pesce. Wow, cioè, perché non ci ho pensato prima? Le avrei inventate io queste scarpe, sono geniali! È la cosa più geniale che io abbia mai visto. E ho deciso di dargli un nome molto simpatico a queste scarpe per tutti coloro che amano il biologico, perché ovviamente è pesce, no? Quindi più biologico di così, scusami. Non è niente di chimico, niente di niente. E ho deciso di chiamarle deodorante bio per i piedi, così se i vostri piedi puzzeranno di pesce non se ne accorgerà nessuno, perché penseranno che sono semplicemente le vostre scarpe. Andiamo subito avanti con queste altre scarpe. E ok, non ho capito bene se è un pezzo di ghiaccio, ovviamente sarà finto, però vuole rappresentare, penso, un pezzo di ghiaccio. Non credo che voglia rappresentare un pezzo di cristallo, perché non ci assomiglia, ma manco tra 100 anni. E sembra anche che col piede ci nuoti dentro la scarpa, non lo so. È un po' strana questa foto, onestamente. Sembra praticamente che questa tizia abbia messo i piedi in un lago ghiacciato, sia stata lì per qualche ora e quindi poi sia uscita con queste lastre di ghiaccio così e dire: oh mio Dio, mi si sono ghiacciati i piedi! E quindi ho chiamato queste scarpe mi si sono ghiacciati i piedi. Siamo arrivate all'ultimo paio, indenni ma abbastanza sconvolte secondo me, ed è questo qui. Eh sì, sono tipo degli stivaletti con la para trasparente, e nella para trasparente, nella zeppa trasparente, ci sono delle teste di Barbie. Allora, secondo me una persona deve essere veramente malata per mettersi delle scarpe del genere, cioè deve avere qualcosa che non va. Deve essere forse tipo un feticista delle Barbie, un amante delle Barbie, non lo so. Però ecco, secondo me è un po' inquietante questa situazione, queste scarpe. E quindi ho deciso di soprannominarle fidanzata psicopatica, perché mi sembra come se tutte quelle teste di Barbie siano le ex fidanzate del fidanzato della fidanzata. Mi avete capito, no? E quindi lei le ha mozzate tutte e le ha conservate lì nelle sue scarpe, così per avere un ricordo molto carino e simpatico di tutte quelle persone che non esistono più solo perché sono state insieme al suo ragazzo. Ebbene, siamo giunti alla fine, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like qui nei commenti, così magari ne farò delle altre.
ovviamente con altri temi, altre cose, non so, ditemi un po' voi i pareri su questo video. Scrivetemi nei commenti qual è secondo voi la scarpa peggiore di questo video, oppure magari se avete altre idee simpatiche per i nomi da dare a queste scarpe, scrivetemeli tutti nei commenti, così mi faccio anch'io delle risate con voi. Se il video vi è piaciuto, condividetelo con tutti, su tutti i social. Ricordate di seguirmi su tutti i social, perché ho Instagram, Facebook, Snapchat, c'è qualcosa che mi scordo, Twitter, ho anche Twitter. Iscrivetevi anche al mio canale YouTube per non perdervi i prossimi video. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!